A me piacciono le cose quando stanno per finire. Chissà se vale per un amore la stessa cosa. Sembrano ancora più intense. Freud diceva che il suo fiore preferito era il carciofo. Se dovessi dire qual è il mio fiore preferito, forse il basilico. C'è sempre un guizzo di vita in ogni pianta e anche in ognuno di noi. Io mi chiamo Alessandro Graziano Nereo Braschi, ma da molti anni sono Nerone. Qui siamo nei paraggi di Urbino, località Castel Cavallino. Queste colline straordinarie, che sono state e continuano a essere elogiate da tutti, sono bellissime. È il mio mare, un mare di colli. Io guardo tutto ciò che mi sta attorno attraverso le colline. Io cerco di rivivere quella che si chiamava la veggia, la festa contadina, adattandola al tempo, al nostro tempo. Il tentativo in ogni appuntamento di Camazzalino è cercare di far convivere nel modo migliore cibo e vino. In passato, forse come oggi, c'è bisogno di occasioni in cui ci si sente vivi. Io produco salami alla maniera romagnola, perlomeno quei maiali che sono nati negli allevamenti impaiono a muoversi, quindi fanno un po' di muscoli. E poi l'altra fase importante, oltre all'allevamento, è l'ammazzatura dei maiali e la trasformazione delle carni. Facciamo una salumeria rivista, perché noi facciamo salami dove prevalgono le parti magre, li facciamo soprattutto con la carne delle cosce dei maiali. A Camazzalino, nei dintorni di Urbino, con degli amici, ho costruito una fossa. Siccome la casa è appoggiata sul tufo, abbiamo scavato nel tufo, abbiamo costruito una fossa e da più, forse 15 anni, infosciamo i formaggi. In questa fossa nel tempo abbiamo calato tanti formaggi, ma il formaggio migliore che infossiamo adesso è un pecorino Causpada. Il formaggio rifermenta, c'è un processo di rifermentazione nella fossa, si apre a fine novembre la fossa e si tirano fuori i formaggi. Mando un messaggio ai popoli, ma in particolare ai miei compaesani, ai miei connazionali. Basta con le lamentele, cominciamo a fare qualcosa, mettiamoci in gioco, esponiamoci e cerchiamo di stare a metà strada fra il cielo e la terra. Fra il cielo e la terra c'è sempre spazio per tutti, cercare di fare meglio quello che facciamo. Cerchiamo di non vivere lontanissimi dalla terra. A chi produce bene, senza sofisticazione, senza mistificazioni, bisogna dire grazie. Invece di una bestemmia dico abbasso i vini barricati.